Non è vero che il comune di Pescara ha tagliato sul sociale. L'assessore alle finanze Filippello rimanda al mittente le accuse pervenute dal PD in settimana. La giunta Mascia anzi ha saputo surrogare i minori trasferimenti dello Stato per questo settore. Sicuramente ci sono dei tagli sul sociale per circa 340.000 euro, ma questo non significa che noi taglieremo 340.000 euro sul sociale, perché non ci abbiamo mai pensato, sia dalle prime riunioni, forse a fine febbraio, primi di marzo, abbiamo subito ripristinato questi minori trasferimenti. Quindi il comune di Pescara già ha pensato di investire 340.000 euro in sociale, e quindi verranno confermati stessi stanziamenti dell'anno precedente, forse anche qualcosa in più. E posso dire che il comune di Pescara in questo settore forse uno dei comuni che investe di più. Circa il bilancio di previsione, è vero che il comune può usufruire di maggiori entrate attraverso l'IMU per 18 milioni e mezzo di euro, ma questo vantaggio viene più che compensato in negativo da altri capitoli che subiscono tagli: azzeramento del fondo sperimentale di equilibrio per 10 milioni, altri 5 milioni per la spending review e il versamento della quota del cosiddetto fondo di solidarietà per un importo che può arrivare a 6 milioni e mezzo di euro. Quando il bilancio arriverà in consiglio? Prima di tutto dobbiamo aspettare cosa decide il governo per quanto riguarda la tassazione locale. In funzione di quelle, quindi in funzione delle modifiche che dovremo attuare e in funzione delle entrate relative, saremo in grado di predisporre il bilancio di previsione. Non è che non abbiamo fatto niente, noi siamo pronti, però è evidente che ci sono dei provvedimenti da approvare prima della bilancio di previsione. Quindi ci aspetterà un fine agosto, settembre di fuoco, se i termini verranno confermati, quello del 30 settembre sarà il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.